volevo chiederti un tuo parere su altri shock che si abbattono sul mercato. È stato definito così quello che riguarda l'hedge fund di Archegos che ha fatto tremare le banche. Io stavo guardando in questo momento il grafico di Nomura che sta perdendo oltre il 16% in questo momento, meno 16,33%. Non è l'unica, anche Credit Suisse ha affondato subito con le contrattazioni questa mattina, perdendo subito il 10%. Insomma, ti posso chiedere un tuo commento su quello che sta accadendo? Beh, sta accadendo una cosa che non è mai scemata sui mercati dai tempi di Lehman. Cioè, non veniamo a raccontare le favole che certe banche hanno ridotto la leva finanziaria. E quindi, quando ci sono questi shock, le prime a pagare sono proprio le grandi banche, molto avide, che fanno i bilanci su questa tipologia di operazioni. Quindi a volte le banche italiane, che sono sicuramente un po' più, diciamo, usando il termine buono dell'ignoranza finanziaria di cui noi siamo noti, no? Perché l'educazione finanziaria italiana è bassissima, però ci ha salvaguardato sia nella crisi di Lehman, no? Perché chiaramente le banche italiane erano quelle meno a leva sui derivati, e anche adesso sicuramente sono i grossi player che possono subire grandi perdite. Perché sono loro che sono ovunque. Basta guardare chi ha guadagnato su GameStop, vai a vedere chi c'è. C'è BlackRock e grandi banche americane, fondamentalmente, no? Quindi cioè, si fa tanto parlare, no, anche di Robin Hood, di tutte queste cose qui, ma alla fine i grandi player sono sempre gli stessi e fanno speculazione a 360 gradi su tutte le attività finanziarie, Bitcoin compreso. E è normale che ogni tanto sbaglino, ed è giusto che sia così, che poi il mercato le punisce con questi ribassi. Ok, quindi insomma, è punizione preannunciata perché insomma, non ti stupisce più di tanto quello che sta succedendo. Capita in seguito alle operazioni Cleveland. Capita, hanno preso dei rischi, quando i rischi Appunto. danno risultati, chiaramente le quotazioni salgono. Ecco, la cosa che sarebbe più fastidiosa sarebbe conoscere che magari il bilancio, non so, di Credit Suisse, l'80% è fatto da grande speculazione e poco dall'attività tradizionale della banca, che allora viene da pensare, se mettiamo una stretta a un certo tipo di speculazione, la banca magari nasconde delle inefficienze o comunque delle diseconomie e quindi dei bilanci assolutamente che sono abbastanza pessimi, come può essere, lo conosciamo da anni, no? I bilanci di Commerzbank, di Deutsche Bank e quant'altro, e non ne sono ancora usciti, no? Cioè Deutsche Bank ancora li deve pulire i bilanci da tutti i derivati che ha nella pancia, eh? Cioè è chiaro che è un po' come l'Italia ha le sofferenze, perché l'Italia ha il grosso problema che ha dato fuori i soldi in malo modo e ha subito molto anche la crisi economica, che magari gli altri paesi non l'hanno subita. Però il malaffare nelle banche è abbastanza diffuso. O che sia speculazione, uso spasmodico dei derivati, o che sia dare soldi a imprese decotte, cioè alla fine è comunque un settore che il risparmiatore dovrebbe stare molto attento a valutare, perché purtroppo quando si entra in banca, soprattutto in Italia, si rischia che se c'è un investimento consigliato sono le azioni della banca stessa. Certo, Questo purtroppo bisogna dirlo, perché nei grandi scandali di Monte Paschi, Banca Carige e delle banche venete, molti dei clienti della banca avevano le azioni della banca stessa. Pochi italiani hanno avuto le fortune di avere le azioni della banca. Io che sono adesso sono, diciamo, diventato reggiano, ma sono un parmigiano, però abito in provincia di Reggio. La Cassa di risparmio di Reggio, che non era quotata, io conosco un sacco di gente che è diventata ricca perché la Cassa di Reggio è diventata Bipop Carire. Ai tempi d'oro c'è stata la fusione e questi si sono trovati delle azioni quotate al posto di azioni che avevano comprato essendo clienti della banca. È l'unico caso in cui ho visto della gente arricchirsi facilmente, ma gente che si è trovata che i 10.000 euro sono diventati 200.000 grazie al boom di Fineco. Non so se la Ok, ricordi, ai sì. tempi di Sonzogni e quant'altro. Però questo è un caso raro di
di fronte a tante brutte storie di mala finanza. Quindi Ah, certo. bisogna sempre fare attenzione quando ti viene proposto un investimento, soprattutto se hai un conflitto di interessi con la banca stessa. Ecco, noi abbiamo parlato di Nomura e di Swiss, ma sono diverse le banche di investimento che sono legate a questo fondo, come Goldman Sachs, Morgan Stanley. Io stavo guardando il grafico di Goldman Sachs, che vabbè, insomma, è in perdita, ma non come Nomura e Credit Suisse, che fin dall'apertura hanno perso oltre il 10%.